spazio di essere inutili. Il tema è il 150 anni dell'Unità d'Italia ed è un tema che è stato trattato, le celebrazioni non sono mancate, quindi verrebbe da chiedersi se è necessario un ulteriore convegno, visto che appunto in quest'anno le iniziative sono state tante. Ma proprio perché sono state tante, abbiamo ritenuto che non ci si potesse fare sfuggire l'occasione di effettuare una riflessione seria, non tanto sul fatto dell'unità, che è un fatto compiuto, quindi non può e non deve essere messo in discussione, quanto piuttosto una riflessione sulla realtà italiana e sulla sua identità. Riguardo è interessante una notazione che fa l'onorevole Mantovano nella prefazione al libro di Francesco Pappalardo che questa sera presentiamo, dove dice: non si devono correre due errori parlando di unità d'Italia, cioè quello di fare un'apologia acritica e l'errore contrario, quello di una svalutazione preconcetta. Quindi quello che insomma vogliamo dire è che questo incontro di oggi non è una contromanifestazione, anche se è chiaro che il tema insomma è critico, perché il libro di Pappalardo, Il mito di Garibaldi, ma è quello di fare una riflessione seria sul tentativo di chi ha fatto prima l'Italia e poi fatto o tentato di fare gli italiani secondo non la individuazione dell'identità del popolo italiano, che poi è un'identità frutta dell'ascito greco-romano sul quale si è innestato il cristianesimo, dando quel valore aggiunto della valutazione della persona, ma lo ha fatto secondo un progetto liberal-massonico che considerava questi caratteri come un fardello di arretratezza e di oscurantismo del quale occorreva liberarsi. Questa operazione ha avuto delle conseguenze importanti, intanto la nascita di una questione cattolica e poi, importante per noi che siamo meridionali, anche l'origine di una questione meridionale. Nel libro, naturalmente, oltre i vari personaggi del periodo risorgimentale, da Cavour alla Farina, da Mancini, troviamo anche molti personaggi che ci interessano direttamente. Penso per esempio a Giacinto Adesivo, a cui sì, naturalmente c'è un accenno importante. Penso a Clemente Solano della Margherita, che fu primo ministro piemontese, però controrivoluzionario, che si opponeva invece alla laicizzazione anche dello stesso Piemonte. E naturalmente poi esce fuori, ovviamente totalmente, in modo corposo, la figura di Pio IX. Ecco, questo è un altro aspetto importante di questo libro, fra tutte le tappe che gli descrive, è quello di una sottolineatura che gli fa manca e gli dice: una scuola della cultura della controrivoluzione. Cioè, ancora non siamo riusciti a fare una storia della cultura controrivoluzionaria. Sembra un paradosso, ma in realtà è importante. Basti pensare, ad esempio, a tutta una serie di personaggi che hanno, pensiamo a tutti i collaboratori, lui ne cita alcuni della Civiltà Cattolica, che poi scrissero anche naturalmente molte opere, non solo storiche ma anche letterarie. E questo per rivendicare anche un dato che è da riscoprire nelle sue maglie. Con tutti questi fattori e di questi fatti, che non sono opinioni di Pappalardo, e che non sono opinioni né di Russo, né di Tommaso Romano, né di Alberto Maia, sono fatti che hanno avuto poi un'influenza e una defluenza nel tempo. Noi viviamo quella stagione disegnata 150 anni fa, 140 anni fa, esattamente nella sua applicazione concreta. La rivoluzione italiana è diventata una rivoluzione egemone nei contenuti, a cominciare dal relativismo,
a cominciare dall'ateismo pratico e da quel processo di laicizzazione che al di là di qualunque clericalismo che non mi appartiene, e ovviamente però ha colpito e colpisce molto profondamente il tessuto italiano. Quindi è un libro che esce fuori dal canistero del bel tempo andato e che si pone invece autorevolmente insieme agli altri libri della scuola controrivoluzionaria, della scuola cattolica e tradizionalista, come libro che rifà un po' nella sintesi efficace che riesce a disegnare non solo la storia del mito di Garibaldi, mito tra virgolette, ma mito unificante per loro, e tuttavia ci dà anche la condizione forte per comprendere come bisogna studiare e bisogna soprattutto ripartire dai testi e dai libri buoni per capire che cosa siamo. Quindi non è un libro soltanto di storia, è un libro di prospettiva, come tutti i libri di Pappalardo e come tutti i libri di questa scuola che naturalmente onoriamo, che è una scuola autentica, che per me ha avuto inizio anche con Silvio Vitale, un punto di riferimento, con l'Alfiere, che è stata una rivista antemarcia veramente, perché è nata nel 1960, in quel giorno che fu quello dell'Unità d'Italia, un grande personaggio che ha dato veramente il via anche a tutta una serie di operazioni, queste sì, di ricostruzione dell'identità in termini tradizionalisti. È una scuola quindi che dobbiamo seguire al di là delle mode e soprattutto convincere che il processo rivoluzionario non è né fermo né legato a quel periodo. Siamo in pieno peggio ancora di quel periodo, e soltanto una revisione profonda, è soltanto una capacità di leggere la storia come viva, come fatto vivo, perenne, che ci riguarda, può darci anche una speranza di una rinascenza alla quale dobbiamo e possiamo riferirci rispetto alla condizione attuale drammatica in cui viviamo. Grazie. Quindi diciamo che la nazione italiana non ha una vocazione nazionalistica nel senso peggiore del tempo, cioè una chiusura in se stessa e sui propri valori, mentre ha un'apertura universale che nasce e dall'eredità dell'impero romano, l'impero romano del centro e d'oriente, che ovviamente ricopriva quasi tutto l'ecumene dell'epoca, e dà un senso di apertura, di grandezza, di accoglienza, che poi è stato fatto proprio anche dal cristianesimo. Quindi queste due belle eredità hanno forgiato il popolo italiano con una visione universalistica che non ha mai rinnegato e che ha fatto sì che gli abitanti dei singoli stati, i piccoli stati italiani, non si sentissero mai troppo stretti nei confini della Repubblica di Lucca o del Principato di Piombino, perché hanno sempre avuto questa vocazione, questa apertura universale che si è poi espletata nei secoli attraverso il servizio alla cristianità, attraverso politici, diplomatici, semplici soldati, uomini che hanno sempre servito l'impero e il papato ovunque fosse necessario. I nostri nonni ci raccontavano ancora di mamma di Turk. Il pericolo turco è stato molto grande nella penisola italiana. Pensate, pochi di voi conosceranno, forse qualcuno ha visto il dipinto in Vaticano, c'è la Cappella Sistina, la battaglia di Ostia o la battaglia di Gare del Garigliano, 814 e 916 d.C., quando i saraceni sbarcano, occupano San Pietro, la saccheggiano, e poi soltanto quando gli stati italiani, fino a quel momento nemici su piccole cose, si uniscono di fronte al nemico comune e sconfiggono in queste battaglie in maniera decisiva i saraceni, che devono abbandonare per sempre le coste italiane. Ora, questo al di là della digressione storica, cosa sta a significare? Sta a significare che la nazione italiana, raccoltasi intorno a alcuni principi fondamentali, non pativa assolutamente la distinzione in singoli stati. Anzi, dicono alcuni storici, che il fatto di avere molte capitali e quindi molti centri di cultura, molti centri di committenza, molte corti, fosse sentito dai grandi dell'epoca come qualcosa di positivo, che faceva senz'altro avere degli svolti positivi nella storia intellettuale, artistica ed economica dell'Italia. Tant'è che, come dice Giuseppe Galasso, storico ovviamente di cui non condivido l'impostazione culturale, ma che a mio avviso è il maggior storico vivente italiano, diceva: noi non dobbiamo immaginare scorrettamente che l'Italia fosse destinata all'unificazione politica in quei tempi e in quelle modalità, perché la storia non è un meccanismo che si ripete stato per stato.
ogni nazione ha avuto una storia diversa e paradossalmente le più grandi, le più ricche, la nazione italiana e la nazione germanica, sono giunte molto tempo dopo l'unificazione politica, senza patirne però danno prima da un punto di vista economico e da un punto di vista culturale.